L'approccio europeo è certamente attento, rapido ed efficace. L'Europa non rimane alla finestra, interviene con una serie di azioni e di iniziative che vanno lette a tutto tondo. Sono indirizzate da un punto centrale che è il rispetto dei valori e dei principi europei. Si tratta di un mosaico. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e di big data, ma in verità le iniziative sono più ampie e fanno parte di una più ampia costellazione e in questo senso un riferimento va fatto ai mercati e servizi digitali. È stato concluso l'accordo politico sul DSA, Digital Service Act e Digital Markets Act. È in corso di negoziazione un dossier importante sulla nuova identità digitale europea. È stato concluso l'accordo politico e ora finalizzato il processo tecnico sul Data Governance Act ed è in corso di avanzata negoziazione il dossier sul regolamento sui dati. Insomma, si tratta di 7-8 iniziative che in combinato con le nuove regole sulla cyber security consentiranno all'Europa di aggredire la sfida del momento, della transizione e della trasformazione digitale rispetto al decennio che ci aspetta, ma anche rispetto al momento che oggi ci occupa in maniera pressante nello scenario geopolitico internazionale.